piccola città della Puglia. Qui nel mese di maggio del 1992 una giovane di 18 anni di nome Deborah inizia una particolare esperienza mistica. Ella vive con la madre e il fratello in un'umile casa del paese e trascorre il suo tempo, come la maggior parte dei giovani della sua età, fra la scuola e la discoteca. Il Signore improvvisamente le si manifesta mentre se ne va a fare la spesa. Figlia, cammina nella mia parola ed io ti condurrò pian piano laddove esiste il giusto padre. Da quel momento questa voce misteriosa si fa sentire ogni volta che Deborah decide di andare a divertirsi. Il 23 ottobre 1992 le appare per la prima volta la Signora qui, sulla volta del soggiorno, e le insegna il Santo Rosario. L'annunciano tre globi di luce che si fondono in uno. Si definisce dapprima avvocata e mediatrice di grazie e in seguito madre dell'ulivo benedetto e vergine dell'Eucarestia, sorgente di olio santo. Figlia mia, ho scelto te perché sei un niente. Il mondo sta sprofondando nella voragine del peccato. Digiuna e prega. La fede di una sola salva il mondo. Offriti come l'agnello si fece immolare sull'altare. Sii strumento per promuovere le pratiche di pietà, le processioni, le veglie riparatrici, come fonte di grazie per gli oltraggi che si commettono contro l'Eucaristia. Sii modello d'amore, di umiltà, di fratellanza, di carità, di sofferenza eterna, di offerta a Dio nella povertà e soprattutto sii l'irradiazione del soffrire continuo per il tuo fratello. Il Signore dà conferma visiva di questi richiami qui nella casa di Deborah con lacrimazioni delle immagini sacre e segni di sangue sui muri. All'inizio queste apparizioni sono giornaliere. Ad esse si uniscono le visioni di Gesù, re della rivelazione, che la catechizza. Alcuni mesi dopo Maria Santissima sceglie come luogo delle sue apparizioni la parrocchia ed altri luoghi di culto da cui Deborah verrà in seguito cacciata. La lotta tra Cristo e Satana volge al termine. Io vi chiedo di vivere questi ultimi anni consacrati al mio cuore immacolato. Le sofferenze si faranno ora più dure, ma voi non preoccupatevi. Il mio Gesù sta per tornare. Questi sono i tempi concessi da Dio a Satana. Quanta violenza, distruzione e impurità. Il tempo della mietitura è vicino. Portate gli occhi al cielo. Questo mondo così perverso sta per essere rinnovato. Io, Madre Celeste, Mediatrice universale, sono venuta a raccogliere i puri di cuore e a radunarli insieme con l'amore nell'amore. Voi, giovani, che state affrontando un tempo di oscurità spirituale, voi siete il seme della vita e vi prediligo, insieme ai bambini, in modo particolare. E per questo vi chiedo di non lasciarvi soggiogare dal mio nemico che con astuzia ed inganno vi induce allo sconforto, sia nella preghiera che nell'azione. State attenti al demonio, ormai è in mezzo a voi. Egli non ha volto, per questo sarà difficile individuarlo nel suo operato. Ma superato questo tempo, la luce divina della Santissima Trinità irradierà questa terra, rendendola splendida di purezza. E allora mio figlio tornerà per edificare il regno glorioso del Padre suo. Io vi chiedo di pregare in modo particolare per la Chiesa. Offritemi rosari senza limite, astinenze, il digiuno dal fumo e dalla televisione. Io vi dico la preghiera, il sacrificio, l'Eucaristia, la penitenza portano alla salvezza. Confessatevi con più frequenza, altrimenti il nemico troverà buona dimora con le sue tenebre in voi. Deborah si offre a Dio per aiutare l'umanità alla conversione, condividendo i dolori della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Io, il Sacro Cuore, ti dico, il mondo mi sta straziando le membra, mi sta trapassando il cuore da parte a parte, perché esso è arido, non ha più amore nel cuore. La terra, come una cieca, sta seguendo le orme di colui che ha i giorni contati, lui, l'usurpatore dei miei giardini. Figlia mia, che calvario! Ah, le mie piaghe e il mio cuore sono sanguinanti. Vuoi partecipare alla mia coronazione? Il mio dolore ora sarà su di te. Amami, poiché ora saremo una cosa sola. Bimba mia, era una giornata calda quella della mia condanna. Le mie carni cadevano tutte in pezzi dalle tante frustate inferte. Padre, padre mio, tu mi mandasti affinché su di me ricadessero i peccati del mondo. Il mio dolore aumentava, mi percuotevano beffandosi di me. Ero come l'agnello condotto al macello. Una spina e poi un'altra penetravano nelle mie tempie. Il sangue veniva giù a fiumane e si raggomava ai bordi.
La mia bocca era diventata come un pozzo nel deserto e cercavo tra la folla qualcuno che mi dissetasse. Mi stava dinanzi la mia croce, la vedevo e pian piano mi conducevano ad essa. Sembrava mi stesse già aspettando ed oggi so che mai più mi avrebbe lasciato. E Deborah seguirà le tracce di Gesù con la sofferenza morale e fisica. Ascoltiamo il dottor De Blasi, medico, incaricato di approfondire questi straordinari eventi e testimone diretto. Da circa 10 anni seguo altre persone che hanno le stesse manifestazioni, non così eclatanti, diciamo a livello della fronte o della regione lombare o dei polsi, ma altre forme che direi non sono umane, non sono volute né dalla persona che le subisce o che le presenta, né da altre persone intorno. Gesù dona, a conferma della sua presenza in Deborah, dei segni di sangue sui fazzoletti che le vengono messi sulle piaghe. Possiamo constatare in queste immagini l'incredibile serie di segni che non possono essere che soprannaturali. Vidi che improvvisamente la cute presentava delle fessure lineari, parallele fra di loro e perpendicolari al cuoio capelluto, che da sinistra si susseguivano verso la tempia destra. A queste fessure, lunghe dai 2-3 centimetri, facevano riscontro anche dei, chiamiamole delle ferite da punta, da cui sgorgava sangue. Veniva, diciamo, raccolto da fazzoletti intrisi di acqua attraverso la quale si cercava di lenire il mal di testa di Deborah. E la cosa straordinaria è che su questi fazzoletti, una volta impregnati di acqua e una volta asciugati un po', si stagliavano dei segni di croce o di pesce o anche delle scritte, oltre a delle altre forme, come può essere un cuore o un volto, che io personalmente ebbi nelle mani, visto che nei successivi giorni ebbi l'occasione o la grazia, direi, di avere Deborah ospite a casa mia. Il pianto di Maria Santissima. Le mie lacrime fermeranno i grandi castighi che vi siete attirati. Le lacrimazioni che hanno segnato fin dall'inizio questa apparizione diventano più numerose ed impressionanti. La Vergine chiede ufficialmente la devozione alle lacrime come ultima speranza insieme all'adorazione dell'Eucarestia. Desidero che le lacrime, versate dai nostri due cuori per questa umanità apostata, vengano meditate ed asciugate con la sola oblazione della preghiera. Desidero giorni interi di orazione dinanzi al volto addolorato di mio figlio. Piango e piango per gli errori che si stanno diffondendo sempre più abbondanti all'interno della casa. Piango per la profonda spaccatura che la bestia, mia antica avversaria, ha portato. Piango e le mie lacrime vengono definite inutili e superflue. Quale uomo potrà mai comprendere che proprio le mie lacrime stanno addolcendo il cuore di Dio, sanguinante a causa dell'indifferenza dei cuori? Questo malefico Satana ha offuscato le menti e, senza che vi rendiate conto, ha fatto morire in voi i veri valori. Vi ha compromessi con favori scambievoli e, come catena di fuoco, vi ha legati l'uno all'altro con fuoco di odio, di accidia, di denaro, di avidità, di adulterio, di falsa sapienza, di fuoco d'inganno. Figliola, tra breve la misericordia del Padre non tollererà più. Sanguino dai miei addolorati occhi nel vedere che il mio povero vicario di Gesù
alla gola riarsa, poiché nessuno lo sta a sentire. Sanguino per quanti miei figli mi vengono sottratti, negando loro la vita. Sanguino nel vedere negare e disprezzare il cuore del mio Gesù, ricoprendolo di bestemmie e di tradimento, sostituendo il suo eterno sacrificio con messe nere ed olocausti offerti alla bestia. Sanguino perché i miei pastori non brillano più nel firmamento del Signore. Molti hanno abbandonato il credo del loro Dio e si sono fatti corrompere. Ho dolore nelle mie piaghe quando guardate al sangue mio e a quello di mia madre versato per tutti voi, come fosse spettacolo sceno, motivo di disappunto, vergogna di quanti coinvolti. Oh, uomini, quel sangue che viene a voi è la tragedia che vi state costruendo, e noi, Trinità Divina, con la Madre e Serva della Croce, Maria, vi stiamo manifestando la salvezza e la misericordia. Questa generazione è simile a quella di Babilonia, se non peggiore. Sappiano i miei sacerdoti e tutti i miei servi che presto questa misericordia cesserà ed allora invocheranno tali giorni ora in abominio. Sappiano che se la Roma cristiana non si muoverà, avanzeranno con più furore i tempi di Nerone. Oh, figli miei, sarà come una gabbia rovente in cui si rivedranno le antiche scene. Oltre alla devozione alla madre dell'eterno pianto che lava, il Signore chiede la devozione alla regina dell'olio che unge. Osserviamo che questa statua, oltre a lacrimare, trasuda olio. Tale olio che io, Santissima Vergine dell'Ulivo Benedetto, regina dell'universale pace, ho effuso, è stato un luminoso dono di mio figlio affinché si rivalutasse questo prezioso elemento nella vita dei sacramenti. Olio è balsamo ed unzione, il suo significato è lenire e riparare. Un tempo ti chiesi la devozione alle mie lacrime e alla madre dell'ulivo benedetto, appellativo che il mio cuore ha desiderato manifestare. Ed ancora Santissima Vergine dell'Olio, perché io desidero ungere, benedire eternamente i miei figli, curando anche i vostri malanni fisici, con l'olio che il cuore di mio figlio dona. Maria, Madre dell'Ulivo Benedetto, Santissima Vergine dell'Olio, toccaci, amaci e guariscici nel cuore a tuo modo e con il tuo amore. Deborah ha visto la Signora con una scodella in mano piena d'olio e ha visto l'umanità piena di peccati immersa in questa eterna benedizione. Dagli occhi di mia madre mostrerò il mio dolore e lo farò con il linguaggio del sangue, perché sangue significa vita, dare vita, soffrire nella più profonda vitalità del cuore, perché sangue, se innocente, significa purificazione e patto di alleanza con Dio. Per questo Egli, l'Altissimo, l'Eterno, ha voluto rapacificare tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra, con il mio sangue scaturito dalla profondità delle mie viscere. Da questi purissimi occhi lascio trasparire il dolore, e guai a chi esaspera il significato di tale immane dolore con spiegazioni di vuoti libri e colorati libroni senza sapienza del vostro tempo. Col sangue mi manifesto perché Caino ed Erode comprendono solo quel linguaggio, e con tale linguaggio Dio li rimprovera e non rimarrà ammonimento se la loro mano omicida non si ferma. A te, o figlia, chiedo di accettare tutto quello che ti domandano i miei sacerdoti e offri riparazioni alle mie lacrime continue e rifiutate con il più spudorato ateismo. La Madonna qui appare anche come madre dell'Eucaristia e più volte la porterà a Deborah con grande meraviglia dei presenti quando le verrà negata da alcuni sacerdoti, così come appare in queste sequenze. Ecco l'atto solenne di tutta la Santa Messa, il più grande sacrificio di riconciliazione. L'Eucaristia è il sole, il cuore santo, la grazia. Essa è la mia testimonianza, costituisce la fedeltà delle mie parole. Sarò con voi per sempre. Io sono in questa dimora, tutta di dolcezza e di amore, impastata e formata dalla carità divina. Non v'è miracolo sulla terra che la possa superare, nella sua piccolezza tutta la mia grandezza. Oh, miei sacerdoti, gli angeli neri dell'aria vorrebbero distrutto questo ammirabile atto d'amore e di salvezza, perché coscienti di tale grandezza, ma questo i miei sacerdoti lo comprendono.
Presto vedrete i segni della mia Eucaristia nel giorno da me prescritto. Da tutti i tabernacoli, da tutte le mani consacrate, voleranno in cielo le divine particole per il trionfo di questo sacramento, il più puro, il più sublime. Quelli che ancora credono nel valore di questo sacramento, chiedo di essere ricevuto dopo una buona confessione e assolutamente in ginocchio, con le mani in atteggiamento di intima preghiera. Nessuno di voi deve ricevere la maestà divina in piedi, almeno genuflettersi come segno che mi adorate come re e salvatore. Non v'è angelo che rimarrebbe in piedi nell'atto di ricevermi, e voi dunque vi ritenete più grandi degli angeli? No, la preghiera più sublime che potete offrire è proprio l'atteggiamento di umiltà e di prostrazione ai piedi del mio santo altare. Durante le apparizioni, molti sono i segni nel cielo, come vedete qui, particolarmente evidenti e confermati da molti testimoni oculari. Ecco l'immagine della signora che appare a Deborah. Il volto dai lineamenti finissimi è di una giovane dai 18 ai 20 anni, bruna, capelli leggermente ondulati, occhi scuri, labbra pronunciate come due petali di rose rosse, con la carnagione olivastra. Sul capo porta un velo come di seta di color bianco che si adagia sulle spalle e scende lungo i fianchi. Indossa un abito bianco lungo sino ai piedi, senza cinta, con le maniche larghe. È la Vergine dell'Eucaristia. Il braccio sinistro è piegato all'altezza del seno e la mano leggermente incavata sembra voler assumere la funzione della patena, sopra la quale è sospesa l'ostia raggiante con la scritta «Iesus hominum salvator», sormontata dalla croce. La mano destra è protesa verso l'Eucaristia in posizione benedicente, con le tre dita alzate in segno trinitario. Tra il pollice e l'indice si vede la corona del rosario, di cui appare chiaramente la funzione salvifica e redentiva. I suoi piedi, spesso scalzi, sono ornati di rose rosse e poggiano su una nuvola o direttamente sull'ulivo nella celeste verdura. Solo quando ha percorso la Via Crucis, che recentemente ha chiesto di fare in ginocchio in atto di riparazione, ella ha posto i piedi a terra. La sua espressione varia a seconda delle comunicazioni che porta. In generale appare dolcemente pietosa, con un sorriso appena accennato dagli occhi. Il 14 febbraio 1993, Maria